Un saluto, un buon pomeriggio a tutti voi, amici e amiche di Scambievolmente. A grande richiesta, senza presunzione, però mi avete chiesto in più di uno di raccontarvi un po' il mio personale Salone di Torino che ho passato insieme a Vilma Coeroborga questo weekend. Qualcuno di voi ha già visto qualche foto, quindi ormai siamo stati smascherati che eravamo insieme. Vi voglio raccontare un po' quelle che sono le mie esperienze, le mie sensazioni e come ho vissuto io il salone. Allora, non vi racconterò dei numeri perché non li ho, quattro padiglioni e un po' più un'area esterna, un sacco di editori, un sacco di libri, chiaramente un sacco di persone, scrittori, quindi non mi soffermerò sulla quantità, sulla mole di stimoli che c'erano lì al salone, che si respiravano, si toccavano con mano. Ma vi racconterò le mie personali sensazioni che ho incontrato, che ho vissuto, che ho percepito e qualche libro che ho comprato, preso, qualcuno me l'ha donato. Quindi, allora, prima edizione per me, e tra l'altro è stato molto strano poter avere l'accredito gratuito come blogger. Io vi confesso che quando ho aperto Scambievolmente non mi sono mai pensato un blogger, ma solo come un appassionato, e tale mi ritengo ancora oggi, anzi forse più di allora, di libri per diffondere lettura, cultura, per scambiare con gli amici degli argomenti che non siano i soliti libri del mainstream, tra virgolette, un po' per incentivare gli amici che ma io non leggo, non ho tempo, non ho idee, non so cosa fare. Quindi il canale è nato un po' così per metterci in gioco tutti, scoprire scrittori, libri nuovi, arricchirci tutti, condividere, scambiare. E mai mi sarei pensato come blogger di poter avere l'accredito al Salone di Torino. È stato molto molto bello questo. Allora, sono il libro che ho vissuto insieme a Vilma Coeroborga. Eravamo per parecchio tempo allo stand PubMe. E i suoi tre libri sono in edizione policromia. E abbiamo fatto anche un video che avete visto. Tra l'altro, mi scuso, il microfono non è riuscito a catturare le nostre voci perché c'era veramente un frastuono incredibile, pazzesco. Allora, Salone, ho letto sulla stampa di Torino la domenica che il sabato ha fatto record dei record. Ho letto di Mondadori più 35%. Ho letto di Golem più 15%, quindi grandi numeri, tutti molto contenti. Qualche piccola, forse piccola pecca nell'organizzazione, perché grandi file per il cibo, un caldo bestiale, però tutto sommato è passato molto bene. Io sono stato lì un giorno intero, il sabato, ed è veramente volato, volato. Allora, a PubMe abbiamo detto due parole sui libri di Vilma. Io qui ne ho due, ho Perché mi chiami mamma e Anime perfette, bellissimi. Perché mi chiami mamma ha dato il via a un bellissimo rapporto che c'è con Vilma, confronti, condivisioni. Vilma è stata poi reinvitata su Scambievolmente anche per Anime perfette. Anche l'ultimissimo, molto bello, la più autentica soddisfazione, che è piaciuto moltissimo, anzi ci sono degli amici che fanno un po' a gara qual è meglio fra Anime perfette e l'autentica soddisfazione. In realtà sono due libri diversi, si vede chiaramente un minimo comune denominatore, ma sono due libri che l'uno con l'altro c'entrano giusto. Si vede ovviamente la mano di Vilma Coeroborga, che è la scrittrice. Abbiamo fatto con lei un po' di promozione, lei ha fatto un firmacopie di un'oretta al pomeriggio, tante persone si sono fermate, e noi un piccolo video dove abbiamo voluto un po' raccontare, ripeto, gli ultimi libri della carriera di Vilma Coeroborga, e insieme abbiamo girato tra gli stand. Allora, tra quello che mi ha colpito è che per un appassionato lettore è come veramente andare a Disneyland, è come per citare una cara amica di Scambievolmente, che era una delle tre moschettiere del libro di Bruno Pisani, Non avere paura,
Lei mi ha definito un topolino dentro una forma di formaggio, pure un bambino a Luna Park, ed è veramente così, è impossibile frenarsi, è impossibile non fermarsi ovunque, il tempo scorre, caldo, stanchezza, però lo fai perché sei trascinato da una passione veramente grande. Allora, ripeto, a parte i tre libri di Vilma, c'è anche Profumo di nonna, che non ho qui sul tavolo. Ma come terzo libro, anche se non è di Padmi, però abbiamo parlato anche della più autentica soddisfazione. Soprattutto abbiamo dato più rilievo a questi due, più Profumo di nonna di Padmi. Ma Perché chiami mamma, secondo me, ha una grande forza perché non parla solo di Alzheimer, ma parla di vita, parla di ispirazione alla vita, parla di tenacia verso la vita. Parla di come si affrontano certe situazioni di vita, quindi è eccezionale. Anime perfette, ci aspetto un altro incontro perché è piaciuto a moltissime persone, ci sono dei personaggi che hanno fatto parlare e ne parleremo in un incontro con Vilma, però tra chi ha già letto il libro, se no ci saranno degli spoiler e non è molto bello. Quindi, poi ecco una cosa che ho... Così, che ho visto che non potevo non prendere e che per un appassionato di filosofia credo che non possa mancare e che non è mancato nelle librerie di tutti noi ragazzi, insomma, tra gli anni 70 e 80, ho trovato in versione nuova, rimodernata, restaurata, rivista, corretta, i tre bignami di filosofia, corso 1, 2 e 3, eccezionali, secondo me, io avevo perso di vista i bignami, invece esistono ancora, ci sono ancora, una bella edizione plastificata, De Vecchi Sacchi sono gli autori, e, insomma, proprio da mettere in libreria impilati. E poi mi sono voluto anche fare un regalino, manuale di storia romana, perché io ho un sacco di buchi sulla storia, un po' ovunque, sulla storia romana ancora di più. Poi ovviamente c'è un collegamento con la filosofia. Poi allo stand Padmi ho incontrato una ragazza, un'autrice, che è Rosanna Costantino, che ha scritto la prima e unica biografia italiana di Chester Bennington, leader dei Linkin Park, scomparso da qualche anno. Il libro si chiama In the End, una biografia non ufficiale di Chester Bennington, per gli amanti di Linkin Park, del rock. Il libro è un bellissimo libro, sono 350 pagine. Ho scambiato due chiacchiere con Rosanna e tra l'altro mi ha omaggiato anche di una bellissima foto di Chester Bennington con una bella dedica. Abbiamo parlato di questa rockstar pazzesca all'apice del successo che purtroppo non è più con noi. E se Rosanna avrà piacere la inviterò suscambievolmente, così mettiamo anche un po' di rock nella programmazione del canale e mi sembra molto ben fatta. Io ho dato già un'occhiata, mi sembra molto ben fatta. Tra l'altro mi raccontava Rosanna Costantino che è l'unica biografia italiana, è stata lei la prima. Tutti i libri che trovate oggi, che non sia questo, su Amazon o in libreria, sono traduzioni di biografie di altri paesi, mentre la prima scritta in italiano ce l'ha fatta Rosanna Costantino. E quindi molto molto bene. Poi sempre a Padmi ho incontrato anche Frafté, che è Francesca Stefania Rizzo, Frafté. Guardate che copertina incredibile. È un libro più piccolino questo. Dai graffi del cuore nascono parole, Frafté. E lei è stata brava perché ha ascoltato le conversazioni mie e di Rosanna Costantino, appunto sul libro In the End, e mi ha fatto incuriosire perché ha scritto questo libro, sono poesie, finalmente un po' di poesie. L'ultima live è stata quella di Gio Cancemi, che era un libro, diciamo, un mix tra poesie e piccoli racconti. Quel qua è solo poesie. Lei è un architetto e se mi ricordo bene, poi
fra te, se vedrai il video riprendimi se dovessi fare degli errori. Lei è una disegnatrice chiaramente con il CAD, che usano tutti gli architetti, e ha fatto delle illustrazioni creative bellissime con il CAD. Quindi fra te, questo libro mi prenderò tempo per leggerlo e sicuramente ce lo, se ti andrà, ce lo presenteremo su Scambiavolmente. Poi ho preso due libri che mi ispiravano, una di Luana Vitaliano, La battaglia per la felicità, titolo ispirazionale. Non conosco l'autrice, non c'era Luana, sempre PubMe. E non vi so raccontare niente oggi, se non che è un romanzo che chiaramente racconta cosa sia la battaglia per la felicità, ma prima va letto e poi magari va presentato. Prenderò magari contatti con Luana Vitaliano e vediamo insomma che effetto mi farà questo libro. Tra l'altro invece un altro libro, un classicone, mi è piaciuto molto, però e non ce l'avevo nella mia libreria personale, Simona Bulla, che ha illustrato Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll, e l'ha illustrato per me talmente bene che è particolarissimo, particolarissimo. Illustrazioni, secondo me, di un certo livello, edizione molto curata, molto bella, e, insomma, ha fatto un po' la differenza nella mia scelta. Poi ho incontrato un editore con cui ho scambiato quattro chiacchiere e loro sono piemontesi, sono di Scarmagno Torino. Ho preso il loro catalogo, si chiamano Priuli e Verlucca, io non li conoscevo. Abbiamo parlato 5 minuti su alcuni loro titoli che mi piacevano tanto, hanno delle edizioni bellissime, anche storiche. Non li conoscevo, ho preso il catalogo. Parlano chiaramente anche molto del territorio a livello culturale e artistico. Priuli e Verlucca, un bel catalogo, quindi se dovessi carpire qualche libro interessante ve ne parlerò assolutamente. E poi girando per gli stand mi sono anche imbattuto in Vlaovic, non finisce qui, al Poligrafico Edizioni del Borgo, qui alle porte di Bologna, inserto con tutto sport, Guido Vaciago Vlaovic. Non finisce qui, chiaramente per il popolo, per la Torino bianconera, che quest'anno è andata molto molto male. Voi sapete che anch'io ovviamente ho una predilezione per questi colori in bianco e nero, ma è stata un'annata bruttina. Almeno vediamo insomma se questo, dietro questo Vlaovic, che sembra un giocatore molto freddo, molto, delle volte troppo, anche troppo concentrato, che gli fa perdere un pizzico di umanità, vediamo che storia c'è dietro questo ragazzo di 22 anni che vuole spaccare il mondo. E poi sempre dal Borgo, ovviamente altra grande passione, quindi abbiamo detto più volte con Vilma che le passioni ci muovono un po' le coincidenze, no? Ci attirano verso le coincidenze, inserto di Repubblica. E per il nuovo telefilm a tema Guerre Stellari che sta uscendo, e sarà Kenobi, lui per gli amanti di Star Wars è Obi-Wan Kenobi. Disney Plus sta per trasmettere le prime puntate e quindi mi sono fatto un po' una cultura, è stato un ritorno alle Guerre Stellari, alle spade laser, insomma ai tutti i personaggi di Star Wars, che ormai chiaramente sono una leggenda già conclamata. Quindi anche inserto Repubblica può farci bene. Poi in realtà il secondo giorno siamo stati al Salone di Torino, abbiamo fatto un giro per Torino, chiaramente Vilma amica e autrice torinese, non potevo non chiedergli di fare un po' da cicerone per i luoghi un po' meno conosciuti, no? Un po' meno famosi. Io a Torino c'ero già stato, ma sentivo che mi mancavano dei pezzi, sentivo che la città era molto più grande rispetto a quello che mi era rimasto. E quindi abbiamo
girato un po' per Torino e vi nascondo che siamo stati nei luoghi della più autentica soddisfazione. E per chi l'avesse letto questo libro può tranquillamente ispirare un film, una serie TV, un piccolo sceneggiato. E percorrere i luoghi di questo libro assieme all'autrice Vilma Querobborga, tra l'altro premio Acqui, edito inedito, vincitore sezione romanzo familiare 2021, quindi anche un libro premiato recentemente, ha avuto un sapore particolarissimo. Siamo stati non a pranzo, ma siamo stati fuori a vedere com'è il locale dove pranzano i due protagonisti, nonna e nipote. Non voglio fare spoiler perché magari rischio di fare un po' di confusione. E poi siamo stati mitico caffè al Bicerin. Il Bicerin è questa bevanda piemontese. Ora Vilma, è meglio che non mi avventuri, perché comunque dove c'è un po' di cioccolato, un po' di panna, mi sembra un po' di caffè, ma non vi invito ad andare su Wikipedia e su Google, perché l'ho bevuto, è buonissimo. Tra l'altro siamo stati in questo caffè al Bicerin, che è dal 1763 a Torino, quindi ci andava chiaramente tutto il risorgimento italiano, Cavour in prima fila. Il locale è rimasto come allora, curatissimo, bellissimo, e fantastico, quindi vi invito, se doveste mai andare a Torino, piazza della Consolata 5, caffè al Bicerin. Fantastico, è un locale che ti porta indietro di 200 anni ed è rimasto come allora, di più di 200 anni. Fantastico, quindi bel giro. Ecco, poi un altro personaggio che ho incontrato nel weekend torinese è stato il grande prof Matteo Saudino di filosofia, ideatore del canale Barba Sofia, mia grande fonte di ispirazione, grande prof. Ho messo anche qualche fotografia nel gruppo Facebook di Amici di Scambievolmente. Poi, coincidenza delle coincidenze, esco dal locale del Bicerin e mi imbatto nell'Anticristo di Nietzsche, altro pezzo che mancava nella mia piccola collezione filosofica, e quindi insomma ho preso anche quest'ultimo pezzo. E basta, sì, mi sono un po' limitato perché ho tanti libri da leggere, sia miei personali, sia di Scambievolmente, ho tanti autori che mi hanno già scritto per presentare o prima dell'estate o appena dopo l'estate, ho dei libri in elettronico, quindi mi sono un po' limitato, ma avete visto che insomma, anche provando a limitarsi un po', era un po' difficile non trattenersi dal non comprare libri. E weekend bellissimo, passato, ripeto, in compagnia di amici, in primis Vilma Querobborga, tante idee, tante condivisioni, tanto brainstorming anche per Scambievolmente, buttato lì sul tavolo virtuale delle nostre scambi di idee, e quindi sono tutte cose che vedrete nei prossimi mesi. Tra l'altro, una cosa carina, un editore mi ha dato una pagina di un libro, perché libro non più stampato, ma hanno salvato le pagine, non so nemmeno che libro sia, quindi non, però ho preso il capitolo quinto, l'era degli orfani, non so che libro sia, però insomma tutto chiaramente può fare grande interesse. E peccato, perché in conclusione domenica e lunedì, io domenica non sono stato e lunedì ero già rientrato nella mia Bologna, nello shop del Salone del Libro ha fatto la sua comparsa il grandissimo e potentissimo, secondo me efficacissimo, libro di Bruno Pisani, Non avere paura, libro che ha toccato tutti, è piaciuto a tutti, perché i libri sono soggettivi, è verissimo. Poi il libro di genere, un romanzo, può piacere a una nicchia più o meno grande, un giallo, un thriller, uguale, un saggio, un racconto, una biografia, ma questo libro di Bruno Pisani arriva dritto al cuore ed è comparso sugli scaffali dello shop ufficiale del Salone del Libro di Torino 2022.
Bene, spero di avervi dato un po' la piccola panoramica. 20 minuti di video non sono pochi perché ho voglia di ascoltarselo tutto. Esperienza da rifare assolutamente, esperienza magari da andare un pochino più mirato, perché io mi sono lasciato veramente trasportare come un bimbo a Luna Park, come un topolino nel formaggio, come ha scritto la moschettiera Manuela. Una bella sorpresa, ho conosciuto una grande amica del canale, che è Silvana, l'ho conosciuta personalmente. Questa cosa qui è fantastica perché io non l'avevo pianificato assolutamente quanto potesse essere bello e importante incontrare persone da un progetto nato sul web, sviluppato solo sul web e che tuttora è ancora molto web. Poi magari faremo anche delle presentazioni in presenza, ma si incontrano persone. Silvana la potete conoscere nei commenti dei video perché è una delle poche che commenta YouTube. Quindi ha fatto un gran piacere, un gran favore, una gioia immensa. Molto affetto, molti amici, scrittori nuovi, o scrittori come Vilma, che stiamo imparando a conoscerci, a stimarci e quindi a sostenerci, anche a confrontarci a vicenda. Lei ha delle cose in uscita, non subitissimo, ma insomma entro il 2022, quindi insomma la sentirete ancora parlare di Vilma Carobborga. E faremo una live 2.0 su Anime Perfette, come ho già anticipato. Quindi insomma, un po' di carne al fuoco c'è, un po' di carne al fuoco c'è. Rimanete sintonizzati, io pian pianino vi darò tutte le informazioni del caso. Prossimi appuntamenti sono veramente veloci, in giugno. Dunque, il prossimo libro di Lucio Skinner e Francesco Scene, Il passato non ha alibi, e o prima o appena dopo il calendario filosofico svelato, se si può dire, unboxing del calendario filosofico direttamente con i genitori, con mamma e papà del filosofico. Vi mando un abbraccio, alla prossima, ci sentiamo molto presto per darvi almeno le date certe, perché ancora non è stabilito nulla, ma stiamo definendo veramente in questi giorni. A presto, grazie, ciao.